Un caro grande saluto a tutti gli amici di Sala Giochi 1980, sono Alex e come ogni venerdì si torna a parlare appunto di emulazione. Partiamo con i nostri cazzeggi sugli emulatori. Stasera, vedete già dalla schermata, insomma se vede, vedete la mano qua, insomma c'è scritto sopra, e parliamo appunto dell'Atari Lynx, che è una console portatile di casa Atari, messa in commercio dal 1989 fino al metà degli anni 90, 95-96, poi è stata dismessa. Allora, nasce come la risposta appunto di Atari allo strapotere assoluto che c'aveva il Game Boy, che era il portatile di casa Nintendo, però ahimè per l'Atari praticamente non ha mai vinto assolutamente il confronto contro appunto il Game Boy, per diversi motivi. Innanzitutto per il Game Boy c'erano milioni e milioni, scappava continuamente cartucce, c'aveva lo stesso supporto a cartucce praticamente, però per il Game Boy uscivano molti più giochi, e poi soprattutto perché l'Atari Lynx era penalizzato da cosa? Era penalizzato dal fatto che funzionava con 6 batterie stilo praticamente, e c'aveva una durata molto molto minore, anche a causa dello schermo appunto che era a colori, retroilluminato credo, non lo so, comunque a colori, e consumava molte molte batterie. Quindi per questo praticamente è stato un po' snobbato sia dai consumatori, quindi da noi consumatori, che anche dai vari produttori insomma di videogiochi. Però comunque sia, fa parte della storia, noi siamo qua a parlare di tutto e di tutti, non è che ci stiamo di questo sì, quello no, questo ci piace, quello non ci piace, noi facciamo praticamente un minimo, parliamo sempre un po' di tutto, quindi in questo caso si parla dell'Atari Lynx, appunto. Cazzeggi, come sempre, 15-20 minuti, 25, qualche volta sorriamo anche un po' più là, magari capito, provando qualche altro gioco, qualche gioco in più, e praticamente diciamo che se parte io vado lì, cerco, in questo caso non li conosco, perché dico cerco di giocare giochi che non conosco, in questo caso per il Lynx non ce l'ho mai avuto, quindi non li conosco, quindi partimmo già vantaggiati da tutto, e niente, se parte vedete già siamo qui sull'emulatore. Allora, golf non ce ne fa, non ce ne va, baseball ce ne va pure meno, Batman Returns già un po' mi ispira la cosa. Battle Worlds, che sarà Battle World? Aspetta, Battle Zone 1996. Vai, vediamo un po'. Battle Zone per il Lynx, vediamo di che si tratta. Eccolo qua, Battle Zone 2000. Praticamente appunto è uscito anche in sala giochi. Chiaramente questa è una rivisitazione, insomma, per la console portatile che si teneva sui Marco C, schiacciai, facevi un casino. Vediamo un po'. Allora, it's the beginning of the 21esimo secolo, la guerra ancora presente e molto più intensa di più che mai, insomma. Niente, andiamo avanti perché abbiamo rotto le scatole. Normal tank, power up, saucer, che devo fare qui? Normal tank, famo, dai. Allora, wave number one, kill 4 tanks. Forza, ammazza 4 tank, chi auto setup, si scende, wolf, qua puoi togliere, vedi, i missili, puoi aumentare un pochettino, vedi, qua su già, credit allocation, più munizioni, meno fuel, più munizioni, scudo, e andiamo giù e cominciamo. Adesso un attimo non sento più l'audio, vediamo un po', allora, eccoci qua, chi già c'è subito, nemici che ci vuole fasticchi, ecco. Allora lassù c'è il radar praticamente, fammi un po' vedere, eccolo qua, poi ti muovi avanti e dietro, eccolo qua, vedi il nemico sul radar lassù praticamente, eccoli, andiamo avanti, perché loro si muove, non è che sta fermi, poi le munizioni praticamente è contate, dai, fammi ammazzare questi perché ne devo ammazzare già 2, 3, ci rimane, ah no, wave complete. Allora forza, abbiamo fatto il primo livello, 200 secondi per completarlo, guadagna 2000 punti. Qua che cacchio devo fare praticamente?
il fuel, le munizioni e sempre quelle scelte. Allora levamo un par di scudi e mettemmo un par di così e mettemmo questo. Ok, no, qui c'ha bicchieri, c'ho una birrettina stasera, anziché l'acqua mi concedo praticamente una birra, ovviamente regolarmente da Eurospin, la best famosa best brau che ha però acquisto, la famosa best brau, la birra. Oh, porca miseria, quanti sembra sparare, amico mio. Niente, questi ragazzi è incazzati neri. Eccolo qua un altro, vedete lassù, ci stiamo avvicinando, il nemico ci ascolta, come diceva Totò, piano che il nemico ci ascolta. Oh, vedete, oh, cazzarola. Eccolo qua, wave complete, stavo a dire, no? Best brow, chiaramente birra ovviamente dell'Eurospin, ve la faccio vedere. Allora, wave complete. Bevo perché c'ho la gola secca. Allora, wave number 3, gain 3000 points, vediamo un po'. Però posso dire tutto, ha già mi ha rotto un po' i coglioni, però... Allora, giusto per, questo ve l'ho detto. Infatti, direi di cambiare gioco. Allora, load cartridge, cartuccia. Allora, eravamo a Battle Zone, Bill e Ted's Excellent Adventure. Vediamo un po' che è, vediamo un po'. Allora. Qua c'è una schermata così, quando c'è schermata così, mi sa che non funziona. Allora, proviamo la seconda, perché c'è più di una ROM. Questo, ah sì, allora, 1989, Nelson Films Incorporation, Bill & Ted Adventure. Che devo fare? New game. Allora, ma un po' bene. Che madonna è qui, un RPG, che madonna è? Che devo fare? Se muove pare che praticamente si caga addosso, però a parte quello, dove devo andare? Niente, qui è un deserto, una landa desolata, là c'è una nota, come si farà? C'è un tasto, guitar. Che devo fare, questa ragazzi? Chi? Giochi proprio veramente su chi cammina praticamente sta. Questo che è? L'inventario è sempre quello. Scarabello in the Valley of the King. Che dovremmo fare? Sta attenti ai scarafaggi della Valle del Re. Eccoli! Bogus! Bogus che vuole dire? Che ci ha ammazzato! Pausa? No, volevo vedere se cambia pure personaggio, chissà. Sull'acqua non ci si può uscire. That's water, dude. Allora, andiamo un po' su. Chi non ci sto a capire veramente assolutamente niente. Excellent! Non ho visto che cazzo c'era scritto. Qua non ci si può uscire. Allora che cazzo devo fare? Sto sempre a girare intorno. Oh. Mi pare insomma abbastanza caotico questo gioco, perché non è che ci capisco molto. Occhio che lì gli scarafaggi della malora praticamente. Bisogna che può trovare questa nota, che cazzo dovrò fare? Che siamo un gruppo musicale? Excellent! Got got che cosa era scritto? Una nota? Sì! Il got a nota! Ah, got! Allora, boh, non so se. Se è semplicemente un'esplorazione, praticamente. Questo che è chi? Un diavolo? 4 note, Gold Nuker! Che dovrò fare? Chi che è? Un coso del pianeta delle scimmie, che è? Il monolito. Allora, devo stare attenti a questi scarafaggi infami galera, bastardi. Praticamente è un gioco di abilità, è labirinti, via diciamo, no? Farei a partire, farei un RPG, adesso qui ci saranno a parlare con le persone. Via tutte ste note, e c'è la sera praticamente si fa un concertone, super concerto. Occhio, got a note. Aspetta, fammi un guacciare, fammi nascondere questo, diciamo che
non è brutto, di più su gioco, cioè, palloso veramente come pochi, perché cioè, si limita a dove la... ecco niente, sai, fai attenzione, sì, mo capito, ammazzavo e comincia da capo. No, vabbè ragazzi, direi chi è se cascavo proprio come era rimasto. Niente, io direi di cambiare gioco perché già mi ha mandato via di testa Bill. Allora, Blockout lo conosciamo, Blue Lightning non so che sia, California Game, vabbè, Centipede chiaramente, Checkered Flag è un gioco di corse, Chips Challenge, Conquest of Zoo, qua mi c'avevo pure un goccetto d'acqua, anzi di birra. Vediamo un po' che è sto Conquest of Zoo. Allora, come si farà a cominciare? Ci sarà a schiacciare per cominciare, secondo Warfare, no? Qui io sti giochi mi capisco perché all right, all, tutti i diritti riservati, però non ci fa cominciare praticamente. Boh, ma su chi però io non so che cazzo è successo, quindi adesso io direi. Allora, cambiamo gioco perché non mi parte. Allora, questo era Conquest, Conquest. Quindi torniamo lì. Crystal Mines 2. Vai, Crystal Mines 2, vediamo un po'. Questo partirà, se no mi incazzo come una bestia. Allora, Crystal Mines 2. Forza, andiamo a vedere di che si tratta. Enter level code. Press A to start. Allora, chi praticamente... ah ecco, se tocca praticamente questo tasto per... no, mi sa che qui su mi ammazza, infatti. Già, Robo Destroyed praticamente mi ha spaccato già a metà. Cominciamo. No, vabbè ragazzi, ma non gli si fa fare niente. Level 1. Allora, ok, questo lo buttiamo giù. Poi vediamo, bisogna via praticamente tutti i... ah, si può ammazzare loro, vai. Allora, tutti i diamantoni devo pigliare. Allora, qui quanto è incazzato lì dentro, praticamente mi odia. Allora, chi un attimo, un minimo di strategia ci vuole, un minimo di strategia, appena l'ho detto mi ha ammazzato de netto praticamente. Famo rivoni un attimo, questi li tiriamo sopra, grande, grande Ale. E no ragazzi, qui stiamo veramente scendendo nel ridicolo, nel quasi patetico praticamente, mi sta ammazzando de continuo. Allora, capito, ovviamente è una versione del Boulder Dash per Commodore 64, insomma è uscito pure da sala giochi, da diversi, insomma, altri sistemi, però diciamo che è una versione di Boulder Dash rivista e corretta. Però a me è già mi ha rotto le scatole, quindi io direi cambiamo gioco perché mi fa incazzare. Crystal Mines 2 Desert Strike lo conoscevo. Dino Olympics che sarà? Vediamo, Dino Olympics sarà un'Olimpiadi, no, quando è così però non funziona ragazzi. E tanto non è che si può tutte praticamente, vediamo, famo una seconda, tutte le ROM insomma non possono essere tutte perfette. Eccolo qua, Dino Olympics Atari 1902 Atari Corporation. Allora, ok, let's enter the code, links, codice corretto, level 1, che devo fare? The chief says let's get the spear, non lo so che vuole dire. 10 tribù, che devo fare? Che devo fare qui? Volendo adesso un attimo mi è partita la musica, non so quello che cavolo stiamo combinando, che abbiamo fatto. Support, questa è la pausa. Che devo fare? Allora, si entra. Che madonna devo fare? Insomma, bisogna che mi spiega quello che devo fare, però qualche. Allora, supporto.
forza, dobbiamo fare tutti quanti sta mossa, credi di lui. Alla fine non mi salta, non c'è un modo per saltare, non c'è un modo per fare assolutamente niente. Qua si entra, non si entra. Gioco assurdo. E niente, te devi fare questo. Praticamente il gioco consiste che te devi uscire lì e mettete a fare support. Support. Niente, cambiamo gioco, ragazzi, perché stasera sto acchiappando veramente tutti i giochi peggio. Allora, Dirk Larry, Double Dragon, vabbè, Dracula, il non morto, Giacucime, Biagi. Aspetta, famo il secondo perché il primo non funziona mai. Goccio d'acqua. In questo caso, birra, scusate. Birra della... è uno spin, Dracula, The Undead, il non morto. Già da chi, ragazzi? Questo venerdì lo rendiamo un po'. Così, misterioso. Come comincerà? Non si sa. Ok, questo chi ci dice? Ah, move to the next line, back to start. Niente, chi ci ha spiegato quello che è successo? E questo chi che sta qui, l'avventura. Closing, opening, Bram Stoker. Questa è la pausa e i tasti, ragazzi, questi, quindi... che c'è? Restart, flip, off there. Niente, non funziona mai questo, già mi ha fatto un cazzo come una bestia. Una bestia, Dragon. Niente, stasera non ne sto chiappa uno. Dragnet, Electrocop lo conosco. Dragnet però adesso lo voglio capire che si tratta. Vediamo un po', non funziona, minimo. Insert name. Che è una canzone, questa non lo so che madonna è, non lasciamo perdere. Non ne sto a chiappa uno, l'altro coppio lo conosco. European Soccer Challenger, vediamo un po' se funziona questa, perché mi sta facendo un cazzo, perché molti giochi insomma che sto provando. Telegame, che è Telepiù, vi ricordate? Non c'era Telepiù 1, eccolo, Atari Lynx 1, update, continue, reset. Niente, ragazzi, mi ha sbattuto fuori anche da European Soccer. Vedremo se funziona il secondo, perché volevo vedere che si trattava. Un gioco di calcio, anche se non so veramente proprio portato per i giochi di calcio, però volevo vedere che si trattava. Allora, un player. Niente, no, ragazzi, questo c'è un problema proprio con il la ROM. Eye of the Beholder, Fat Bobby, Bobby grasso Bobby, vediamo un po' se gli eravamo a giocare con un gioco. Fat Bobby, chi è pieno di chitarre, quindi sarà un gioco a Bobby. Forza, che c'è da fare? Chi c'è da suonare? Vedi, c'è sta un gruppo che suona, te con la chitarra, che è uno spicchiatura scorrimento. Che c'è da fare? Chi, vedete, c'è da via tutte queste cose. Ehi, salti, doppi salti. Ah, ok, ah, il cactus, non bisogna chiappare. Niente, ragazzi, sto facendo un casino. Qua c'è il videogioco, se può giocare, non ci può giocare. Allora, qua c'è una porta chiusa, ovviamente. Vediamo, se può boccare, non si bocca. Posso boccare, come dice il buon Montesi. Allora, qua occhio ai cactus. Chi gli si può dare botte ai cactus? No, chi, ragazzi, non ci si muove, qualsiasi cosa fai sbagli, perché gioco veramente veramente assurdo. Allora famoci saltoni. Andiamo a vedere. Allora qua niente, chi ci continua, ah, sul fuoco sono cascato. non gliela posso fare, infatti ho finito. Fat Bobby, Gimuia, Chess, vabbè, gli Chess, gli scatti, Gates of Zendikon, Gauntlet, The Third il terzo incontro, Gordo, Hard Drive In, ok, non ce ne va, Hydra, già dal nome, insomma, Jimmy Connor Tennis, ah beh, Jimmy Connor lo conosco. Vediamo di che si tratta. Questo non funziona quando è così. Oh signore, ragazzi, stasera su cazzeggio si sta rivelando veramente veramente incazzatino, perché porca miseria, no,
Che è chi? Un simulatore easy, per carità, famo easy. No, 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 ho fatto hard. Torna indietro, Ale. Vieni, ho fatto un casino che a metà bastava. Partimmo. Come si fa a partire? Pausa. Allora, come ho fatto a trovare i tasti? Si sa. Gli ho dato proprio una botta, una bastonata che a metà bastava. Cioè, praticamente è un. Niente, tutti i ragazzi, boh. Out of wall, praticamente già mi sono finito tutto quello che c'avevo. Praticamente non spara tutto, praticamente game over, ragazzi, lasciamo subito perdere, per carità, perché insomma non so veramente portato questo gioco. Clax Crazy, vabbè, ok, minuto. Kung Food, vediamo il secondo che funziona sempre. Allora, ultimo gioco, dai, facciamo l'ultimo gioco, Kung Food, vediamo un po' di che Madonna si tratta. Press A to start. Allora, qui c'era una traccia di presentazione, io ho fatto un casino. Level 4, 1, The Freezer. Allora. Qua, qui sono tutto muscolo, che è Hulk tutto verde. Vediamo un po'. Che dovrò fare, secondo voi? Ragazzi, giochi veramente assurdi, che stai su una spiaggia, non lo so. Che è questo? Veramente, questo è un gioco veramente assurdo, ragazzi. Io ve lo dico proprio con il cuore in mano. Praticamente è un gioco veramente di un'assurdità che fa paura. Energy, questo ci dà l'energia. Questo che madonna è uno scarafaggio, un che è? Un booster. Come si fa a ammazzarli? Non lo so, sto facendo un casino. Eccolo qua, così l'abbiamo massacrato praticamente del botte. Ah, si sbassa pure. Eccoli qua. E te rimazzi praticamente. Tipo un picchiaduro praticamente. Energy! Picchiaduro, un pomodoro. Eccolo. Bisogna dargli se botte, capito? Sotto. Cioè, se muove veramente pare un esaltato, non lo so. Una cosa. Eccolo. Ah, una volta piena la confidenza di comandi, dai, gli si fa. Niente, queste. Che madonna è, piattole? Piatto, queste piattole, già acchiappato. Dai, facciamo l'ultimo gioco. Famo l'ultimo gioco perché qui su veramente è qualcosa di inguardabile. No, non gli si va proprio. Vabbè, Lemmings, Loadrunner, Loops, prototipo. Questo sicuramente non sarà funzionante. Malibu Bikini Volleyball. Ragazzi, finimmo con Malibu Bikini Volleyball. Mi avevo pure un goccio di birra, guarda, eh. Allora, 93 Handmade Software. Come si fa a cominciare? Allora, vediamo un po' se c'è qualche figliola. Perché bikini? Dove me l'hanno buttata sta palla? Niente, non ci ho chiappato totalmente fuori sincrono, vero? Dai, ragazzi, no, è impossibile. Allora, io devo chiapparla. Allora, lei riceve, io vado qua. Niente, come devo fare per chiapparla, per buttarla là? 4-0, 4 tiri, 4-0 mi ha fatto. Niente, ragazzi, no, è impossibile, è un gioco impossibile. Cambiamo pure campo, potremmo cambiare pure zona, pure cosa, ma. Allora. Oh, ecco il secondo tasto. Saltone e schiacciato sulla rete. Dietro anche le onde del mare, insomma, che. Dai, ma è impossibile. È un gioco impossibile, io vi dico. Dai, ma non si piglia, non è. Cioè, è impossibile pigliarle ste palle. Allora. Cioè, devi stare proprio al centimetro quadrato lì, lì, perché se te muovi praticamente te. Allora, come si fa? Cioè, è
non è un gioco praticamente, cioè è un gioco per, giusto per dire, oh ecco, poi niente ragazzi, noi la famo proprio stasera, allora dai, non riceve manco lei, non riceve che, cioè lei che è comandata dal computer, la mia, eccola. Niente ragazzi, allora dai, facciamo così, facciamo finta che abbiamo finito qui, perché veramente mi sto incazzando, perché mi sta pigliando i nervi. Allora questi erano i cazzeggi di Sala Giochi 1980 sugli emulatori. Stasera abbiamo parlato appunto dell'Atari Lynx, abbiamo fatto 4-5 giochi a caso, 6, adesso non so quanti abbiamo fatti, di cui a metà non partiva manco. Adesso l'audio sta partendo sulle cuffie, mi sta facendo un casino sulla testa che a metà bastava. Allora, ci vediamo al prossimo cazzeggio, mi raccomando continuate a seguirmi perché ci facciamo un'unità insieme, dai, ciao, grazie, ciao.